che è riuscito a bloccare l'efficacia di una base. Ce la farò a parlare. E va bene, nel frattempo comunque continuano ad andare tutti e due di blood, cioè nel senso tutti di monotattica. Ma siamo ancora però bassi a potenziamenti per lo Zerg. Il Terran è 1-1 mentre lo Zerg è ancora 0-1. Sta andando di potenziamenti per macchine, infatti quei Thor saranno veramente devastanti. Attenzione qui, oh, però si premunisce con una bella ondata di Marine che gli fa fuori tantissime mutalische. Ah, più che altro fa abbastanza. Ah, quei due poveri Marine. E a questo punto dovrebbe muoversi e prenderli a... i poveri carri, no, fa una bella mica con le muta. Cioè, adesso si è reso conto che era abbastanza chiuso, gli scoppia i marini di rinforzo e poi fugge. Fugge, più o meno fugge. Fugge. Solo che ha ancora poche navi mediche e infatti i Grignolo gli fa notare che il rally point è abbastanza sbagliato lì in mezzo, dove le mutalische possono mangiarsi i marine. E niente, fino a che qui non costruirà dei lanciamissili, lascerà i marine a difesa. Intanto cerca di raggruppare l'orc. Perché non mi ricordo quanti danno fanno alle volanti. No, questo lanciamissili già. 14 contro leggeri, ricordiamo che le muta sono leggere. Fa 4 attacchi da 14, portata a 10, ricordiamo. Quella portata a 10 devasta le muta prima che si arrivi in base. Intanto va di fortezza planetaria anche per quella base isolata. E ghost. Probabili ghost. Strano vedere i ghost contro gli Zerg. Di solito si vedono sempre contro i Protoss. Beh, sono più efficaci contro i Protoss, giustamente. Tra l'AMP e gli scudi. Cioè, l'AMP che annulla gli scudi dei Protoss. Vabbè, userà l'AMP per levare l'energia. Sì, effettivamente quegli Infestor full energia potrebbero essere un grave problema. Sì, abbastanza. E soprattutto perché questa nave, questo drop qui ancora non visto, potrebbe dare veramente parecchi problemi. Non l'avevo. Ecco, invece. No, sta facendo un attacco a sua volta. E non so da dove voglia passare, perché qua non c'è più niente a distruggere a parte le costruzioni in sé per sé. E comunque i lanciamissili. Gli scoppia un lanciamissili, gli scoppia qualche deposito. E cerchi di tagli giù i depositi, ma. Non gliene frega niente, perché. Appunto. E il drop in base gliel'ha fatto a sua volta. No, è ancora qua questo drop qui. È solo che non si sta difendendo. È indeciso, Perché mi sta attaccando qua Movie Maker. Cerca di fare un base threat, però diciamo che avvantaggia decisamente Movie Maker, soprattutto perché c'ha tutta questa potenza di fuoco. Guarda quella nave medica piena, dove gli fa un drop di sopra. Gli fa un drop sopra, esatto. Gli fa un drop nella base primaria. Contemporaneamente attacca la base secondaria da dietro. E vuole fare un sacco di cose, però non le sta facendo neanche una, perché potrebbe muovere questi carri qui e fare qualcosa invece di lasciarli a morire contro le mutalische. E guarda il muro di biotumore. Che ti devo dire? Vabbè, intanto sta portando indietro tutto il suo esercito di terra, che è quasi arrivato. Quei carri sono posizionati abbastanza bene. Vediamo cosa riuscirà a fare o Fungo e Growth. Ricordiamo che ne servono due per ammazzare tutti i marini, infatti. Riesce, però ci perde in questo attacco. Quel Thor l'ho posizionato benissimo e ha falciato gran parte. Ma ora non c'ha più marine. Oddio, un Thor da solo non ce la fa contro tutte quelle mute, anche se ne porta a casa un bel po'. Tutti i cani sono morti. Porta di via perché li lascia. Ah, però se guardi in base, nella base primaria c'ha dei marine che stanno asciullando tutto. Se gli scoppia il pinnacolo potrebbe essere un grave problema. Gli scoppia il pinnacolo. Perde tutti i marine, ma gli scoppia il pinnacolo. E si ritira con i carri e col Thor. E vabbè, perde anche questo Medivac. A questo punto però dovrebbe sfruttare il fatto che il sovversario in difficoltà tira giù anche queste basi di espansione. Ci riuscirebbe benissimo con quegli otto marine in quella nave medica. Però se l'è scordata, secondo me. Però continuiamo ancora però a non avere abbastanza potenziamenti da parte di tutte e due. E qui continuiamo ancora a essere abbastanza scarsi. No, ricordiamo che il Terran è messo un po' meglio a potenziamenti, visto che ha fatto almeno l'attacco di livello 2 sia di fanterie che di meccaniche. Però difesa siamo lì, nel senso potenziamenti di livello 1. Adesso sta andando di Ghost, ne ha fatto uno potenziamento per i Ghost. Potenziamento di livello 3 per i meccanici. E adesso gli farò un attacco da sotto con quelle muta. Non capisco cosa ci fanno lì a guardare. Se ecco, attacco all'ultima alla base d'espansione. C'è solo un lanciamissili. Tanti lanciamissili. Uno gli scoppia, però. Due ne scoppia.
scoppia 2. Si scoppia anche terza, è finita, glielo scoppia e è finita. Stavate aperta, a meno che non mandi un manico di Marin a... Sì, lo sta mandando e sto guadagnando abbastanza tempo con quel lanciamissile avanzato. Ha sprecato un mulo, ha suscitato un mulo. Il mulo è morto. E attenzione, arrivano i Marini arrabbiatissimi con lo steampack, dicendo sì, qui c'è mio e... Infatti è costretto a ritirarsi con quelle muta. Guardiamo se l'esercito di terra dovrebbe essere in vantaggio il Terran. 76 marino, 8 carri, 2 ghost contro 2 infestor, 10 muta. È un Thor, ricordo. Infatti sta attaccando la base di espansione che non è ancora finita di costruire, infatti la perde. Se sbaglio l'ha annullata. Boh, non ho visto, c'era troppo potenza in poco, non ho visto... E intanto gli fa un drop sopra, cioè ha caricato tutte quelle. Sì, gli ma fa un dovrebbe drop ricordarsi sopra. Anche questo momento. Secondo me si è proprio scordata. Che lì poverino è triste, non ce la fa più a rimanere inerme lì. E vediamo cosa vuole guarda fare. Quell'infesto che farà il giro da dietro, ma non si accorge. Boom, steampack subito così a cattivo. No, non focussa anche la regina. Focussa la regina, focussa tutto. Però tira direttamente a tirare giù la base di espansione. Gliela tira giù. La tira giù prima che lo Jarl torni indietro con quella roba. Infatti. Adesso ha perso tutto. Però sta migrando benissimo, però ha perso tutto, scappa. Ne salva uno, no, perde tutto. Salva due marine e basta. Attenzione però attacco frontale, no, perché si tira? Ha visto che ha troppi banning, non aveva i carri posizionati a difesa di quel Thor. Muoviamo questi carri un po'. Potrebbe a questo punto ricercare l'occultamento, visto che non ha niente per individuare gli invisibili e andare potentissimo di lanci nucleari. Effettivamente sì, sarebbe un'ottima idea. Comunque sta infastidendo tutte le linee minerarie di Grinnolo. Sì, e questa è un'ottima, cioè un'ottima, è l'unica soluzione da Terran contro Zerg. Non farmi creare lo Zerg, ma creare lo Zerg. Attenzione, questi ghost sono morti. Cerco di lanciare l'amp. Ce li salva. Ma che culo, No, ora muoiono. Ora muoiono malamente. E ha fatto anche degli amp abbastanza sbagliati. Quei carri sono stramorti. Il Thor è stramorto. E i Marine sono stramorti. È tutto stramorto qua. I carri sono sopravvissuti. Male. Sì, sono sopravvissuti male. E niente. Ha vinto Terran in questo scontro. Ha vinto male, però ha vinto male. Poteva vincere molto meglio. Si è fatto cogliere la sprovvista da tutta quella roba. E continua a mandare un infestro alla volta. Poi questi tempi qui secondo me sono sbagliati, perché li prende malissimo uno alla volta con ogni amp. E no, se continua così non ce la fa, cioè, intanto, guarda come sono messe male quelle unità. Cioè sono veramente messe male. Bussasse la regina, ma magari tirasse un bel proiettile di precisione che gli fa 45 danni in meno le corazze. Però gli tira giù la base. Sì, gli tira giù la base. Guardiamo come ha messo un po' economia lo Zerg. Ha soltanto una base funzionante. Ha solo una base funzionante, se non sbaglio, ma anche Terra, mi sa. Anche Terra non ha fatto nessuna quarta base d'espansione. Ha solo questa qui al suo attivo. Intanto il ghost è invisibile. No, niente, scoppia l'infestor, anche perché non bisogna mandare l'infestor contro dei carri. Non ha neanche cercato il miteramento, perciò non ha neanche l'opportunità di lanciare dei marini infestati da sottoterra. La produzione è quella che è. GG. Vince il Terran. Cosa avrebbe potuto fare lo Zerg per contrastare? Lo Zerg aveva un vantaggio a un certo punto della partita, sia economico perché aveva una base in più, sia di unità. Però ha cercato un attacco da dietro alla base primaria fallimentare, perché comunque non c'era più SCV. Secondo me, se gli scoppiava la base di espansione in basso o quella in produzione, quella vicino alla base primaria, riusciva a vincere bloccando la produzione del Terran. C'è da dire che lo Zerg aveva anche un sacco di risorse non utilizzate, perché insomma con quattro basi non aveva niente ancora, cioè soltanto due speedling in produzione. Vabbè, comunque si è arreso perché si era stufato di reggere tutta quella tensione. È stato bravissimo il Terran da parte sua a fare dei drop continui, anche se si è scordato quella nave medica che se guardiamo ancora laggiù. Sì, vabbè, comunque grazie alla partita, alla prossima.